Una straducale da record, 1000 sono i partecipanti, non finivano più questa mattina qui in Corso Garibaldi. Sì, è come tutti gli anni una grande emozione, poi quando l'evento riesce bene l'emozione è ancora più grande, perché sei contento dei risultati, degli sforzi che hai profuso per organizzare un evento particolarmente complesso e difficile. Quest'anno è stato un anno in cui gli iscritti sono tornati alle vecchie edizioni, quindi alle edizioni gloriose, di questo siamo estremamente contenti e entusiasti. Percorso corto ha una lunghezza di circa 85 km, un dislivello di 1350 metri, il percorso lungo ha una lunghezza di 125 km per circa poco meno di 2000 metri di dislivello. Da qua adesso la carovana va a Urbania per tramite delle Capute, facciamo un'escursione un po' cattiva al Peglio per ritornare nella strada che congiunge Urbania a Sant'Angelo. I ciclisti torneranno verso Urbania, affronteranno i fangacci che li porterà a Piobbico. Di lì avverrà la diramazione dei percorsi. Il percorso corto proseguirà e quindi attraverserà Piobbico, farà le cime di Piobbico e rientrerà per le Capute a Urbino. Mentre il percorso lungo, prima di Piobbico, prenderà la strada provinciale che le condurrà a Rocca Leonella per sbucare a Secchiano. Da Secchiano si dirigeranno a Pianello, Massa, Serravalle di Carda, quindi una salita anche se non impegnativa abbastanza lunga, lì si farà selezione, lì probabilmente coloro che vorranno vincere o punteranno a vincere la gara incominceranno a dare il gas e cercare di prendere il distacco che gli permetta di arrivare davanti al gruppo. A Serravalle di Carda scenderanno passando per Colombarra, arriveranno a Valle di Meti, prenderanno a destra per tornare a Piobbico, lì sostanzialmente i percorsi si riuniscono anche se il breve è già passato, e da Piobbico cime d'Urbania, Urbania, Capute, e torneranno qui sotto questa suggestiva partenza che fa di questa Gran Fondo una delle Gran Fondo più belle del panorama, se non altro del centro Italia, ma io ambisco dire anche del panorama italiano. E siamo con il primo posto nel podio di questi 90 km del giro corto della Straducale, Luca Fantozzi. Che gara è stata? È stata una gara molto veloce perché il gruppo si è spezzato subito e si è andati subito in fuga 13-15. Poi le divisioni dei percorsi, abbiamo collaborato fino alla salita finale di Piobbico, poi lì la corsa è esplosa fino all'arrivo e sono riuscito a vincere. Tu hai già ripreso a partecipare alle competizioni, questa che emozione ti ha dato? Sì, questa è la quarta Gran Fondo, ne ho già vinta una a Riccione, quindi questa è la seconda vittoria. L'avevo vinta 2 anni fa, quindi ci tenevo a rivincere anche quest'anno. Quale miglior Gran Fondo scegliere se non la Straducale? Che tra l'altro è una corsa sentitissima dal nostro team perché viene corsa nelle strade proprio della nostra squadra. Le emozioni, la Straducale me ne crea sempre tantissime perché sono ormai 10 anni a cui ho partecipato e questa era, diciamo, l'edizione in cui dovevo chiudere un cerchio. È stato chiuso il cerchio? È stato chiuso e non poteva essere che in maniera migliore. 3 ore e 20 minuti, Ettore Carlini si porta a casa dall'Abruzzo con il team Air Gallery, la Straducale 2021. Bellissima gara, prima di tutto posti stupendi e sono contentissimo di aver vinto in questa bellissima città. Prima volta alla Straducale? Sì, è la prima volta alla Straducale, sicuramente tornerò. Da Venezia Federica Giacometti è la prima nel percorso lungo per quanto riguarda le donne. Com'è andata? Il percorso era molto nervoso e anche molto veloce. Io ero da sola e quindi ho cercato di tenere sempre il primo gruppo. Mi sono anche divertita, devo dire la verità. È stata molto avvincente. Poi mi hanno detto che ero praticamente la terza assoluta, quindi sono andata del mio passo. Ho sempre tirato, ho sempre gestito bene tutta la situazione. Poi sono arrivata qui e mio marito mi ha detto: guarda che io non ho visto mica donne arrivare. E quindi è stata una sorpresa bellissima, veramente. Luca, ti abbiamo visto all'inizio consegnare il premio, ora ti ritroviamo come primo ciclista di Urbino, tu sei del team Ciclo Ducale e questa è la tua seconda gara, raccontaci un po' com'è andata. Sì, è andata bene, sono partito subito davanti. La prima salita ho cercato di farla con i primi, fortunatamente ci sono riuscito. Poi tra una cosa e un'altra, magari l'inesperienza, che comunque è la mia seconda gara, mi hanno un po' passato. Quindi sono finito nel secondo gruppo, però dai, alla fine è una giornata molto positiva e speriamo per le prossime ancora meglio, ancora c'è tantissimo da imparare, però lo mettiamo nel sacco anche questa.